Il territorio sul quale esistono da tempo numerose aziende produttrici di armamenti, di velivoli militari. Uniamo a un appello che in tutta Italia è stato raccolto anche dai portuali di Genova, ad esempio, di combattere anche attraverso il boicottaggio, la manifestazione, tutti coloro che distribuiscono armamenti a Israele e Israele utilizza per bombardare Gaza. Elio del centro di documentazione Abbasso la Guerra, che ha sede qui al Castello dei Comboniani. Quello che stiamo vedendo subire dal popolo palestinese sono atrocità indicibili e inaccettabili, eppure i mass media mainstream fanno una narrazione che criminalizza questo popolo definendolo terrorista. Sembra invece evidente che quanto avviene in Palestina è frutto di un processo neocoloniale globale che spinge soprattutto i paesi occidentali ad armarsi sempre di più per assicurarsi il dominio mondiale e per assicurarsi, a scapito degli altri, le materie prime ed energetiche. Dopo anni di dividendi per la pace, la spesa militare è cresciuta del 40%. Nel 2022 la spesa mondiale ha raggiunto i 2.240 miliardi di dollari, un livello mai visto neppure ai tempi della guerra fredda, ed è in accelerazione. Gli Stati Uniti la fanno da leoni, spendendo il 39% di quella mondiale, la NATO il 55%, la UE il 12%, la Cina il 13% e la Russia il 4%.